sta succedendo? Non lo so, gli ho chiesto se ultimamente aveva vissuto un'esperienza negativa. Steven, non dirmi che... Tu non c'entri niente, sono cose vecchie. Di che sta parlando? Non hai detto nulla a tua mamma. Dirmi cosa? Non è colpa sua, vorrei solo che ve ne andaste. Questa è un'emergenza medica, non posso andarmene. Mamma, se restiamo qui, peggioriamo le cose. Oh no! Via, per favore! Steven! Non voglio averti vicino adesso! Steven! Papà! Eccomi! Usciamo, mamma. Lasciamoli da soli. Giusto. Ma come sapevi che ero qui? Connie mi ha telefonato un'oretta fa. Connie! Grazie. Figurati. Quando vorrai, io ci sarò. Oh, Steven, mi dispiace. Se l'avessi saputo, sarei... Non fa niente, papà. Tu eri occupato e neanche io me lo aspettavo. Avanti, Steven. Raccontami. Io... Ecco... Ho fatto la proposta a Connie. Tu cosa? Ha detto no. Oh, Steven. Il mio corpo crede che stia per finire il mondo. Ho visto il mondo sull'orlo della fine così tante volte che... Ora ogni cosa che mi va male pesa come un macigno. Lo so, io dovrei essere felice. La Terra è salva, è la terza era. Ma mi sto gonfiando per colpa dei problemi insignificanti. Che posso fare? Come faccio a superare i traumi che ho subito? Come faccio a vivere la mia vita se ho paura che stia per finire? Andrà tutto bene, Steven. Io sono qui per te. Voglio andare a casa. Ho pensato che se l'avessi seguita all'università come due persone sposate, avrei saputo che fare della mia vita. Ma la mia strada devo trovarla da solo. Perché non ti calmi? È normale essere preoccupato o fare degli errori mentre cerchi di capire dove vuoi andare. Non è una cosa strana. Ecco, il gonfiore magico è strano, ma va bene anche quello. Se vorrai essere un gigante, potremo usare l'autolavaggio per farti la doccia. Papà, il tuo tour! Non preoccuparti per me. Ora pensa a riposarti. Non devi risolvere tutti i problemi in una notte. Già. Grazie, papà.